Girone abbastanza abbordabile per il Milan, bisogna essere onesti perché rispetto alla passata edizione della Champions League la vita del Milan è completamente diversa, è stata ribaltata. Perché? Perché quest'anno il Milan ha pescato nel proprio girone una squadra forte come il Chelsea, due squadre comunque complicate ma non complicatissime come Salisburgo e Dinamo Zagabria. È stato quindi sorteggiato finalmente il girone del Milan per la Champions League, che comincerà proprio a breve il 7 di settembre, e il Milan ha beccato nel proprio girone proprio loro, il Chelsea, la squadra che negli ultimi anni ha fornito al Milan diversi giocatori. Mi viene in mente Tomori, mi viene in mente Giroud, lo stesso Bakayoko. Milan che con il Chelsea ha parlato tanto in quest'estate per Ziyech, giocatore che tra l'altro vorrebbe ancora lasciare Londra per venire al Milan, ma non è semplice, anzi direi abbastanza complicato. Milan che è interessato anche a Chalobah del Chelsea, giocatore che interessa tanto, classe 99, può fare sia il difensore centrale che il centrocampista, quindi ci sono tanti intrecci tra il Milan e il Chelsea, proprio loro. C'era la possibilità di prendere tante altre squadre, sicuramente poteva andare peggio, per carità, perché comunque l'anno scorso il sorteggio del Milan è andato davvero male. All'interno del girone c'era il Liverpool, l'Atletico Madrid e il Porto. Quest'anno, lo ripeto, gruppo E composto da Milan, Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, quindi l'obiettivo del Milan è qualificarsi agli ottavi di finale, superare il girone o primo o secondo nel girone, ma l'importante è migliorare il piazzamento della scorsa stagione, quando il Milan ha chiuso al quarto posto. Tra l'altro possiamo leggere anche gli altri gironi, perché alcuni sono davvero tosti. Mi viene in mente quello dell'Inter, girone C, eccolo qui: Bayern Monaco, Barcellona, Inter e Viktoria Plzen. Escludendo la quarta sorteggiata, il Viktoria Plzen, l'Inter ha all'interno del girone il Bayern Monaco, il Barcellona, che non è sicuramente il Barcellona di una volta, è una squadra anche un po' in difficoltà, però il Bayern sicuramente è favorita. Gruppo A con Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers, gruppo B con Porto, Atletico Madrid, Leverkusen e Bruges, gruppo C con Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen, gruppo D con Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting e Marsiglia. Il gruppo E, quello del Milan con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Poi il gruppo F con Real Madrid, Lipsia e Shakhtar Donetsk. Infine il gruppo G con Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund e Copenaghen. E la Juve con il Paris Saint-Germain, il Benfica e il Maccabi Haifa. Quindi Milan che va a giocarsela contro il Salisburgo, squadra comunque non semplice, squadra comunque storica, così come la Dinamo Zagabria, che rievoca anche vecchi ricordi. Milan a Zagabria ci ha già giocato in passato, ma soprattutto il fascino della partita a Londra contro il Chelsea, una corazzata, una squadra forte che ogni anno si rinforza sempre di più. C'è lo scontro anche con Thiago Silva, ex giocatore del Milan che ha vinto uno scudetto con i rossoneri, vecchio cuore rossonero. Il Chelsea ancora una volta che si incrocia con il Milan anche sul mercato, perché in questi ultimi giorni si sta parlando di un tentativo da parte del Chelsea per Rafa Leao, e noi sappiamo che però il Milan non vuole venderlo. Ha parlato anche Paolo Maldini, abbiamo anche le dichiarazioni di Paolo Maldini, che a Milan TV ha proprio commentato il girone. Lui dice:
È un girone che ci vede testa di serie, quindi sulla carta sembra meno difficile rispetto a quello dell'anno scorso, e questo lo abbiamo ovviamente sottolineato un po' tutti. Poi le insidie ci sono sempre, ci sono squadre forti come Salisburgo, che non ha una grande storia ma che ha una squadra difficile da affrontare, la Dinamo Zagabria, che abbiamo affrontato qualche anno fa nei preliminari, e poi c'è il Chelsea. Le favorite, secondo quello che dice Paolo Maldini, sono Milan e Chelsea. Ebbene, avere una squadra forte all'interno del girone può semplificare un pochino la qualificazione. Sulla carta è un girone che ci soddisfa, quindi Paolo Maldini soddisfatto del girone di Champions League del Milan. Qual è la stagione che si aspetta in Champions League? L'obiettivo è quello di migliorare. L'anno scorso in un girone difficile siamo arrivati quarti, e quindi l'obiettivo è di qualificarsi arrivando tra le prime due. È semplice da dire, poi ci sarà da giocare e il campo dirà se l'abbiamo fatto bene, se l'abbiamo meritato. Quello che importa a noi, squadra, società e tifosi, è competere per qualcosa di sempre più importante. Poi ne consegue anche l'aumento della visibilità, del brand, degli sponsor, dei giocatori, ma il Milan vuole competere per qualcosa di grande. Infine, Paolo Maldini parla anche di Istanbul, luogo della finale. Sognare Istanbul per il Milan attualmente è possibile? Maldini dice: i sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare il massimo per le cose fuori portata. In questo momento non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di così grande, ma chi ci affronterà non sarà contento di giocare contro di noi. Quindi è anche un Paolo Maldini che ammette che il Milan non è ancora pronto per sognare la finale. Abbiamo una storia, una squadra pronta, tecnica, uno stadio importante, ma queste cose ce l'hanno anche altre squadre, le quali magari hanno materiale diverso rispetto al nostro, non tanto come qualità dei giocatori, ma come disponibilità per programmare, quindi a livello economico. La frase di Maldini si chiude con: noi siamo in uno step intermedio, questo però non ci evita di poter sognare. Il Milan è ancora in uno step intermedio, serve ancora crescere per raggiungere quindi la finale di Champions League, o comunque per andare avanti in Champions. In questo video parliamo anche del nuovo incontro che c'è stato oggi a casa Milan tra il procuratore di Sandro Tonali, cioè Giuseppe Riso, e appunto la dirigenza rossonera, un incontro che è avvenuto proprio in prossimità dei sorteggi di Champions. È andato bene, Tonali si avvicina sempre di più al rinnovo di contratto fino al 2027 con un ingaggio di 2,5 milioni, quindi aumentano sempre di più le possibilità Tonali verso il rinnovo. Una gran bella notizia per i tifosi del Milan, perché Tonali è un cuore rossonero, un vecchio cuore rossonero, e quindi Sandro Tonali vicinissimo al rinnovo con il Milan. Incontro che è avvenuto anche oggi, un summit che è avvenuto anche oggi in sede a casa Milan, era avvenuto anche un paio di giorni fa. Infine parliamo dei 57 milioni di euro che il West Ham dovrebbe mettere sul piatto per Lucas Paquetá, giocatore ex Milan, in questo momento con la maglia del Lione. Il Lione ha rifiutato una prima proposta da 40 milioni di euro, da quello che risulta al quotidiano L'Equipe, quindi citiamo l'origine della notizia, L'Equipe. Il West Ham è pronto a mettere sul piatto ben 57 milioni di euro, e questo porterà sicuramente nelle casse del Milan un buon numero di un buon gruzzoletto, insomma, da spendere sul mercato, perché il Milan ha il 15% sulla rivendita di Lucas Paquetá. Quindi qualora il brasiliano dovesse passare dal Lione al West Ham, il Milan ci guadagnerebbe, e maggiore è la cifra investita dal West Ham, più è l'incasso del Milan. Quindi a casa Milan c'è anche un po' il tifo per la cessione di Paquetá in Premier League, cessione che potrebbe portare soldi importanti, e il Milan potrebbe anche magari cambiare obiettivo a centrocampo in difesa per questo finale di calciomercato. Ribadiamo che Paolo Maldini, nella sua intervista a Milan TV,
ha detto che il Milan non è ancora pronto per arrivare in finale, si può sempre sognare la finale di Champions, ma è in uno step intermedio perché magari altre squadre hanno più disponibilità per programmare. Milan quindi, ribadiamo, il girone, gruppo E con Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria. Preparate le valigie, preparate i biglietti aerei, siamo pronti, godiamoci quest'altra stagione di Champions League dopo che il Milan l'ha raggiunta la qualificazione in Champions nella passata stagione vincendo lo scudetto. Ecco quanto conta essere in prima fascia piuttosto che in seconda, in terza o in quarta fascia, conta tantissimo e il girone di quest'anno lo ha praticamente dimostrato. A presto.